Salve, oggi facciamo delle penne con dei finferli, anzi questo qui è un finferlo, questo qui è un Cantharellus tubeformis, molto buono, molto diremmo così soft, a mio avviso è uno tra i migliori per fare le paste, per fare risotti eccetera, a parte naturalmente il porcino, intendo dire sempre quei funghi alternativi al porcino. Lo faremo con del guanciale che io qui mi sono già tagliato, come vedete, ho tagliato a fettine, eccolo qua, che ora cubiteremo. Una cosa volevo dire, è un fungo che va cotto con molta calma, quindi non a fuoco vivo, ma bensì a fuoco abbastanza morbido e cottura, diremmo così, sui 10-15 minuti, fino a quando il fungo perde la propria acqua. Iniziamo con il porre il fuoco sulla padella un goccio di extravergine, scusate, di olio, comunque un olio extravergine, all'aglio e anche una noce di burro. Questo perché? Perché dovendo fare la pasta preferisco che i funghi mi rimanghino leggermente più morbidi. Ora tagliamo a cubetti il guanciale, questo guanciale maturo dell'anno scorso, comunque leggermente affumicato, ma proprio leggermente si sente il profumo molto molto soft proprio. Qui siamo pronti quasi. Ok, non occorre, appena che il guanciale si era preso, inseriamo i nostri funghi che ho lavato, pulito, messo a posto naturalmente. Eccoci qua. Copro. Metto fuoco al minimo proprio, nel vero senso della parola. Le nostre penne, questo tipo di penna, impiegano circa 12 minuti per cuocere, per cui sia questo quanto questo dovremmo esserci nel tempo. Di sicuro il tutto è pronto, come vedete. I nostri finferli e il nostro guanciale è pronto. Ora vediamo la pasta, e lo è anche questa, si vede dalla lucidità, attenzione perché la inseriamo nella nostra padella. Ecco qua. Splendida, un profumo eccezionale sia del fungo quanto del guanciale, diremmo così, è un po' ricca di calorie, questo avendo il guanciale dentro, però direi che di tanto in tanto qualche sfizio può lasciar stare benissimo la dieta. Il massimo che noi possiamo fare con la grattugia grossa, visto che è un piatto molto rustico, grattugiare del grano molto grossolanamente sopra. Ecco, come vedete nulla di difficile, costo medio direi, ecco, usciamo leggermente con le calorie, ma comunque, mi ripeto, qualche sfizio di tanto in tanto la vita ce lo chiede. Mi sembra di aver detto tutto, come sempre io vi ringrazio del tempo che mi dedicate e a Dio piacendo, arrivederci a domani. Salve.